Sono passati 6 anni, tantissime udienze, tantissimi rinvii, tantissime attese, speranze, adesso ci siamo. Sì, finalmente ci siamo, la data tanta attesa è arrivata, sembrava interminabile questa attesa. Anche gli ultimi giorni sono stati veramente difficili, cioè, anche percorrere la strada che ormai era normale percorrerla da casa fino al tribunale si è allungata più del doppio, non si arrivava mai. Finalmente è arrivata, vediamo quello che succede oggi in quest'aula, se ci sarà una sentenza giusta ed esemplare, che faccia ad esempio a tutte le generazioni future che verranno, generazioni di amministratori, generazioni di coloro che ci devono governare e ci devono tutelare. Questo, quel mai più là sopra scritto là che campeggia tra le facce dei nostri parenti, questo deve rappresentare, quel mai più dobbiamo essere convinti che possiamo cambiarlo, questo sistema, che non sia un sistema soltanto a scopi personali, ma sia un sistema al beneficio della sicurezza e del cittadino. Cosa vuoi raccontare a tua figlia della giornata di oggi? Spero che quello che mi ha chiesto lei lo portiamo a termine. Lei mi ha chiesto, papà, mi raccomando, l'ha detto a tutti quanti, papà, finalmente giovedì mandali in galera. 6 anni fa, tanta paura, tanto terrore, però sei riuscito a venirne fuori. Oggi che paura hai, se ne hai? Diciamo abbiamo vissuto questi 6 anni un po' tutti quanti insieme chiedendo sempre una cosa, la giustizia, e io voglio rimanere coerente con quello che ho sempre chiesto in questi 6 anni, che è la giustizia. Chiedevamo finalmente la giornata, perché tutti quanti non vediamo l'ora di arrivare a questa giornata, e oggi è una giornata felice, io sono sereno, sono molto emozionato, e questa è una grandissima partita e va vinta, la metto su questo piano qua. Le vittime non ce le ridanno più, è vero, le vittime non ce le ridanno più, però noi siamo qua e siamo anche qua per loro, e è giusto che quello che abbiamo sempre chiesto oggi lo portiamo a casa. Thank you.